trasversale, globale, immortale. Kobe è milanista, ma tifa anche Barça. È amico di Federer e Djokovic. Riceve tweet d'ammirazione da Ale Del Piero, Sugar Ray Leonard, Maria Sharapova. Fa felice come un bambino Alex Ovechkin, il numero uno mondiale dell'hockey ghiaccio, quando lo abbraccia dopo una partita. Kobe è patrimonio di tutti. Del ragazzino di strada, che per emularlo passa ore e ore a tirare una palla, magari fatta di stracci, in un cartone del latte appeso a un palo della luce. E grazie a quella voglia di essere il nuovo Kobe, sta lontano da droghe e gang assassine. Kobe è nostro, perché ancora oggi parla un italiano da fare invidia a Dan Peterson. Coach, scherziamo. Perché il mondo visione risponde alle nostre domande nella nostra lingua. È di Reggio Emilia, di Rieti, di Pistoia e Reggio Calabria, dove papà Jelly Bean si esibiva mentre lui faceva il matto in campo dopo le partite con quella palla a spicchi già parte integrante della sua vita. Ma è anche cinese, perché a Shanghai e Pechino è più famoso della Grande Muraglia. È l'icona di un basket universale e lo resterà per sempre, come lo è ancora oggi Michael Jordan. Cari amici, in amante della pallacanestro, eccoci qua, buonasera, ben ritrovati a Grand'Angolo, puntata speciale. Abbiamo voluto aprire con un grande contributo, secondo me, un grande pezzo giornalistico di Massimo Oriani, un maestro del basket, un maestro della carta stampata dedicata alla palla a spicchi. Noi ne parleremo di cosa significa Kobe Bryant, di come si ammaina una bandiera. Per questo è il tema del nostro incontro con tre che, insomma, a proposito di bandiere se ne intendono. Partiamo Ubi Maior, un nome, una leggenda, un mito, una leggenda, donne e bambini, e con noi Lorenzo Bettarini. Oh, ciao. Cioè, c'è una bandiera in Friuli del basket, questa è Lorenzo. Ciao Lore, ciao. Ben trovato. Miki Mian. Ciao Miki, tu sei, insomma, un prodotto del basket goriziano, ma hai vissuto anni stupendi anche a Udine, e non solo. Carriera super, dopo ne parleremo. Alberto Tonut, per tutti, Tonno. Ciao Tonno, Trieste, insomma, ti conoscono tutti, in tutta Italia ti conoscono tutti. Adesso poi il tuo cognome mi sembra stia proseguendo bene, perché tuo figlio sta provando ad emulare le tue gesta, che non è semplice, vero Lore? Assolutamente. È difficile trovare un figlio che è più forte, tuo figlio sei più forte a te. Diversi. Siamo molto diversi. Però è, come dicevi giustamente tu, è molto difficile portarsi dietro il cognome, che comunque è soprattutto poi anche in forse da bimbo più che altro, no? Magari nella fase in cui ti cresci, ti crei come assolutamente sì, giocatore. Però lui è stato bravissimo, è passato oltre a tutto questo e adesso sta cercando di mettere il naso nel basket che conta. Beh, ce l'ha già messo. Andiamo subito, entriamo subito nel vivo. Lorenzo, allora intanto presentiamo un pochino quelli che sono per quei pochi a casa che non conoscessero i nostri tre ospiti. Lorenzo Bettarini, una vita dedicata alla pallacanestro, ma perché sei tu la bandiera di Udine? Perché ho avuto la fortuna, l'onore e l'onore, come si suol dire, di giocare quasi tutta la mia carriera con la maglia della mia città e quindi con tutte le motivazioni. Una scelta tua di vita specifica? Una scelta che avevo avuto poi negli anni buoni, diciamo, anche la possibilità di andare da altre parti, però le motivazioni che mi poteva dare giocare con la maglia di Udine, che è la mia città, ripeto, non potevano essere ripagate neanche da compensi economici maggiori. Okay, quindi ho scelto e sono stato contento di essere rimasto, poi da capitano. Ancora tutti quanti ti riconoscono come il grande capitano, e io stesso, per me tu sei il nostro capitano. Ecco. Miki, tu hai vinto una medaglia d'argento, poca roba mi sembra, no? Alle Olimpiadi, hai vinto un campionato europeo, quindi insomma una grande carriera. Come si ammaina una bandiera? La tua bandiera come si è ammainata? Ma non è stata una cosa decisa a tavolino, perché avevo la possibilità di continuare a giocare. Gli ultimi 2 anni della mia carriera li ho fatti a Cantù, dove mi sono trovato benissimo, ho avuto grandi soddisfazioni. In 2 anni abbiamo fatto 2 Cantù, diciamo, una delle piazze storiche della pallacanestro europea, ok? Esatto. Un piccolo paesino alla Brianza, no, dove, tra l'altro, che è un centro del mondo del basket. Sì. Diciamo il basket lì e Tonno ci ha giocato e veramente visto, cioè, è vissuto in maniera viscerale, diciamo, no? E niente, quindi mi avevano chiesto se volevo proseguire a giocare già durante l'ultima stagione in corso. Francamente non me l'aspettavo, perché così come idea e come piani familiari era quella di, diciamo così, rientrare alla base. Ma sì, di rientrare alla base, ma anche perché ho detto, a 38 anni ho fatto un biennale, ho detto vabbè, più o meno ci siamo, no? Senza, e in realtà appunto
mi volevano tenere, però appunto sono subentrate anche scelte familiari, mi è nata la seconda bambina proprio lì a Como. E quindi abbiamo fatto una riflessione tutta l'estate, io e mia moglie, alla fine ho deciso di smettere. Di smettere, è smesso, anche se adesso hai ripreso a giocare, ma ne parliamo dopo magari. Tonno, tu sei insomma il basket a Trieste, ma ce ne siete in tanti, no? Perché a Trieste è una delle grandi culle della pallacanestro italiana. Tu forse sei uno dei massimi esponenti. Prima dicevi fuori onda che tu sei uno dei casi però forse profeta non in patria, più fuori casa che in casa, anche se insomma la tua carriera nasce e finisce, no, non è finita a Trieste in realtà, però tu hai fatto anche un ritorno a Trieste. Ma io su 20 anni ricordiamo a casa che tu hai vinto medaglia d'oro, forse la più bella medaglia d'oro, non arrabbiarti Michi, a Nantes nell'83. Ma sul fatto della medaglia d'oro tanti riconoscono in quella nazionale la quella più carismatica, forse con personaggi più... come dire, con i nomi altisonanti, perché insomma Marzorati, Meneghin, mi tolgo il cappello ancora io che ho giocato con loro e che ero il cucciolo proprio della squadra. Per quel che hai detto tu prima, io su 20 anni di Serie A ho fatto 8 anni a Trieste, di questi 8 sono stati, oltre che gli inizi, anche anni un po' sfortunati perché economicamente c'erano dei grossi problemi e quindi automaticamente viene collegato il mio nome a alti e bassi, odio e amore. In quei momenti i risultati non erano eclatanti, io ho saltato completamente il periodo Stefanel a Trieste. Forse il periodo più importante, no? Più... Che poi è stato quello che ha dato risultati concreti più importanti, fermo restando che Trieste nella sua storia ha fatto solamente due finali, quella di Korać della Stefanel appunto. Persa col PAOK, vado a memoria. Sì, tra l'altro in casa. E quella di Coppa Italia contro la Benetton Treviso a Bologna, dove però io ero capitano, ero in campo. A Casalecchio di Reno, per cui quello è stato un altro motivo di orgoglio grandissimo per me. Però devo dire che le soddisfazioni sotto l'aspetto sportivo più grandi sono state quelle fuori, lontano da casa, perché ho avuto anche la fortuna di giocare in due piazze abbastanza importanti per quel che riguarda il panorama nazionale, cioè Livorno e Cantù. Beh, Livorno poi magari dopo parliamo della fantastica finale, forse per me la più grande finale di fantastica per tanti, per sì, noi non per te, perché ti hanno portato via uno scudetto con l'instant replay. Ma io ti dico, io per mezz'ora ho festeggiato lo scudetto, per cui quando fai le foto e tutto, Lorenzo mi guarda male, ma non è facile, dopo andare a casa. Allora, abbiamo presentato i nostri tre fantastici ospiti, adesso andiamo con un piccolo contributo, così entriamo nel vivo, parliamo di Kobe Bryant, come sa mai una bandiera. Partiamo dalle origini, sentiamo Luca Malagoli, figlio d'arte anche lui di un grande campione, ai noi scomparso prematuramente troppo presto. Luca ha giocato a pallacanestro da bimbo, da piccolino con Kobe a Reggio Emilia, sentiamolo. Diciamo che io 19enne, lui poco più 11enne, veniva ad assistere agli allenamenti del padre al palazzetto dello sport di Reggio Emilia, e la cosa che diciamo ci lasciava un po' perplessi era la volontà e la tenacia che aveva questo ragazzino di 11 anni nel correre su e giù per gli spalti con un pallone in mano, a fintare, a palleggiare in mezzo alle gambe, a fare tutte delle mosse che poi l'hanno caratterizzato fino diciamo ai giorni d'oggi e alla fine di questa strabiliante carriera che ha avuto. Ma tu gli hai mai riservato il trattamento Malagoli, cioè in difesa 1-2? No, non abbiamo mai avuto questo piacere, diciamo che sostanzialmente lui era talmente piccolo in quel periodo, però io ho avuto il piacere straordinario di vivere il padre, che era una persona squisitissima, una persona di una correttezza unica e di una disponibilità ancora più grande, specialmente nei confronti dei giovani, quindi si fermava più di qualche volta insieme a Joe Isaac e a noi giovani a massacrarci in 2 contro 2 o a spiegarci semplicemente come si tirava un tiro libero, cosa dovevi guardare e focalizzare i punti strategici per fare canestro. Hai visto l'ultima partita? Assolutamente sì. Che sensazione hai avuto? Beh, la sensazione è chiaramente di un palcoscenico ad hoc creato per lui e per l'occasione, giusto tributo per un ragazzino, che si è fatto da solo e ha avuto la possibilità di dominare questo meraviglioso gioco fino ad oggi. Eccoci qua, allora Lorenzo, poi tu mi sembra abbia un episodio un po' simile, no? Sì, sì. Raccontacelo, sì. Dai, comincia a aprire il cassetto. Beh, in quel momento, quando l'ho vissuto, che chiaramente l'ho vissuto con simpatia, ma non avrei mai pensato che poi quel ragazzino che occupava il campo al rientro della Fantoni sul parquet a Pistoia fosse poi diventato la stella che è diventato.
E insomma, noi siamo entravamo dopo il primo, c'era il primo e il secondo tempo, non c'erano i quattro quarti, no? Quindi siamo rientrati in campo per fare i tiri, per ricominciare a giocare, e un ragazzino di colore sul campo tirava e non mollava il pallone, quindi non ci consentiva di ricominciare a fare un riscaldamento accettabile. E questo ragazzino era Kobe Bryant, sono dovuto andare io da capitano e dirgli scusa, Nini. No, digli cosa hai detto prima, in lingua friulana. Scusa, Nini, no, in lingua friulana. Ci passi la palla che dobbiamo fare riscaldamento. E lui a malincuore mi ha dato questo pallone e si è allontanato, non di molto, è rimasto sotto canestro. Michi, tu hai visto il suo addio al basket, la sua partita? Io ho visto Ci sono solo... qualche highlight, forse? Sì, sì, sì. Ecco, sono mille modi per chiudere il proprio impegno agonistico, perché poi per voi non è una passione, no? Per voi è un lavoro vero e proprio. Poi è chiaro, deve esserci anche la passione che accompagna al lavoro, che ti spinge ogni giorno ad andare in palestra, a far fatica, a fare delle rinunce, perché la vita del campione non è dorata come tutti gli amici a casa possono sempre pensare. Questo va detto. Però farne 60 così... Neanche il miglior film di Hollywood. Sembra fatto apposta, bravissimi gli americani. Guarda, giusto per chiusare, la pallacanestro è la passione, poi diventa un lavoro, forse anche in certi momenti, però è una passione, almeno dal mio punto di vista, ma penso... Certo, noi siamo qua spinti, se sì, il nostro minimo comune denominatore è quello. Esatto, esatto. No? No, chiudere come ha chiuso Kobe è stata una cosa impressionante, insomma, chiaro che... l'hanno detto, c'è stato un piano partita, tutto quello che vuoi, però cioè, metterne 60 e soprattutto come ha chiuso l'ultimo quarto è stata una cosa impressionante. Ma Tonno, secondo me non esiste neanche Barcellona-Real Madrid una cosa del genere, cioè spieghiamolo, magari qualcuno mi piglia per blasfemo. Però no. Un milione e rotti di dollari di magliette vendute nell'evento, merchandising, diritti televisivi stravenduti, lui che fa un'ora di interviste in mezzo al campo con un asciugamano marchiato sulle spalle, cioè un fenomeno clamoroso, gli americani ci dovevano tirare giù il cappello. Stiamo parlando di un personaggio che dopo Michael Jordan, che però ricordiamolo era coetaneo nostro, quindi diversi anni fa, il personaggio che più forse lascerà il segno anche in futuro e anche per un bel po', perché ha fatto vedere anche il basket spettacolo, sai, è inutile, stiamo qui a parlarne, ma un pivot non sarà mai ricordato come un giocatore, uno che tira da tre, che fa le schiacciate, i numeri, i contropiedi, le giravolte, quello che ha fatto Kobe sotto l'aspetto anche proprio del gioco vero e proprio. Poi lui è stato un personaggio di marketing, noi qui in Italia ovviamente siamo anche molto legati a lui perché lo abbiamo visto nascere, crescere e poi lasciare subito il college per andare giovanissimo, forse il più giovane di tutti. 20 anni di fila dall'high school, no? Direttamente all'NBA. E poi insomma come Lorenzo, anche lui sempre solo a Los Angeles, come Lorenzo solo a Udine. Quindi una sceneggiatura, stiamo parlando di una guardia che faceva spettacolo, le schiacciate, vero Lorenzo? Grande. Allora abbiamo parlato di pivot che non saranno mai all'altezza degli esterni, hai per noi, ma io sono d'accordo con te, sentiamo cosa ne pensa riguardo Dino Meneghino, un monumento. Dino. La sua esperienza invece di quando ha smesso da giocatore, qual è stata, che cosa si ricorda, che sensazioni aveva le ultimissime partite che lei ha giocato? Ma guarda, io ho deciso di smettere di giocare al termine della partita di playoff persa in casa contro Verona. E ho deciso di smettere proprio nel tragitto dal campo allo spogliatoio, proprio perché anche avevo giocato poco, mi rendevo conto poi quando entravo in campo di non essere all'altezza dello sport fisico e tecnico, insomma le idee andavano più veloci delle gambe, volevo fare delle cose ma non ci riuscivo e quindi prima di evitare di fare ulteriori brutte figure ho deciso di smettere e dare spazio ai giocatori più giovani o comunque permettere alla società di rinnovarsi ulteriormente, ecco. E quindi era questa la sensazione? È stata una decisione presa in tutta serenità, non ho avuto rimpianti, non ci ho pensato per mesi, anche perché io avevo ancora il contratto ancora per un anno. E quindi non sono stato lì tanto a pensare a quanto potevo perderci di soldi, ma al fatto di poter essere in campo da protagonista e non da comprimario, entrare in campo e fare delle pessime figure. Ecco. Perfetto. E qui è stata una decisione presa in poco tempo, ma assolutamente non sofferta. Certo, anche perché è chiaro che per un giocatore ordinario smettere di giocare può avere un significato, ma per lei, così come per Kobe, dopo tanti successi, è chiaro che non è così scontato riuscire a dire probabilmente ok, smetto, stop, da domani faccio altro, o no? Sì.
Sì, beh, diciamo che io ho avuto la fortuna di giocare per molti anni, non ho smesso per un infortunio grave, magari in giovane età o roba del genere, da cui vuol dire la tua vita sportiva spezzata in un momento. Io ho giocato tanto in squadre vincenti, con compagni di squadra splendidi, allenatori, società, che non avrei potuto sperare di meglio. E quindi non è andata bene così, ecco. Sarebbe molto più drammatico, è successo purtroppo a molti giocatori più giovani, dover rinunciare alla carriera sportiva per un infortunio o per qualcos'altro, ma quello è sicuramente grave, ti lascia sempre l'amaro in bocca. Certo. Ma quando decidi di smettere tu in totale e piena autonomia, le cose poi non ti pesano. E il tam-tam mediatico, da uomo di sport e anche di comunicazione, il tam-tam mediatico che ha avuto l'uscita di scena di Kobe Bryant, come lo valuta? Che tipo di sensazioni le ha dato? Beh, è una cosa splendida che solo gli americani sanno fare, per cui è stata fatta una decisione presa da Kobe, sposata in pieno da tutto il mondo NBA, marketing, televisioni, giornalisti, società dove giocava Kobe e soprattutto le società avversarie, quindi è stata fatta una cosa all'americana, molto bella, molto scenografica, sicuramente degna di un grande campione come lui. Ecco, sicuramente questo tributo che gli è stato fatto è una cosa non dovuta in quanto tale, ma sentita assolutamente da tutti. Dino Meneghin, la ringraziamo, la aspettiamo ovviamente in Friuli quanto prima, anche perché ci sarà tanto la pallacanestro internazionale nelle prossime settimane, nei prossimi mesi qui, e quindi contiamo di rivederla presto qui alle nostre latitudini. Assolutamente, assolutamente. Mandi. Eccoci qua, quindi insomma, Dino Meneghin, è sempre un piacere sentirlo. Lorenzo, 5 anelli NBA, come diceva prima Tonno, prima del contributo con Dino Meneghin, 5 anelli NBA. 20 anni nella stessa squadra, una squadra poi è come andare alla Juventus, no? Sì, sì. È come andare al Real de Madrid, insomma, ecco. Una squadra che è stata di Magic Johnson, di Patrick, di Jabbar, insomma, la squadra con cui noi siamo cresciuti da bambini, certo. Lo Showtime, no? Sì, nel dualismo, Lakers e Boston. E Philadelphia prima, forse. Sì. Ecco, voglio dire, 5 anelli, 20 anni, se uno va su Wikipedia trova solamente un elenco incredibile di record, tiro, certo. 3 punti da in un quarto, in due quarti, più di 60 punti. Carriera lunghissima da assoluto protagonista. Però e da assoluto è la capacità di scegliere il ha deciso, momento. Da assoluto protagonista ha deciso di lasciare. Quindi non accettando il declino, quindi di presentarsi in campo per onorare un contratto e magari per far vedere un'immagine di sé non all'altezza, ma ancora in grado di fare 60 punti, decide di lasciare. Quando qualsiasi squadra, qualsiasi franchigia NBA potrebbe ancora offrirgli un signor contratto. Sarebbe bello magari vederlo in Europa. Ma secondo me non sarebbe giusto. È giusto finire così, finire con una partita da attenzione, assoluto protagonista. Hanno inciso almeno per l'80% i problemi fisici recenti. Sì, ha avuto un sacco perché, di attenzione, un tenere d'Achille non sicuramente, non si scherza. Sicuramente, però lì c'è stato un medico che ha chiuso la stanza e gli ha detto senti parliamone un attimo. Giochi un anno poi ma fine. Sai quanti? Chiaramente non Kobe Bryant e non con tutti gli sponsor che ha accumulato le sponsorizzazioni in questi anni e con tutta la sua situazione che lo vedrà magari protagonista come telecronista o come uomo immagine. Ma quanti altri invece magari per strappare altri 2 o 3 anni di contratto anche con infortuni in Europa soprattutto avrebbero continuato a giocare dando un'immagine non all'altezza della carriera. Quindi, quanto possiamo, Michi, Lore, perfettamente d'accordo con quello che dici, quanto possiamo noi però, che facciamo di tutto per diffondere il verbo, no? Quanto possiamo copiare degli americani? Perché è chiaro ci vuole anche fortuna, virgolette, no? A beccare il momento giusto, però questi hanno costruito il suo calm down da Philadelphia in poi, cioè lui è arrivato a Philadelphia dove lo fischiavano e dice ragazzi io ho 10 mesi e faccio il papà, no? E i fischi si tramutano in Osanna e lì comincia un tour che permette all'NBA, al carrozzone, di stare a galla ancora di più, perché biglietti venduti, diritti televisivi, quanto noi possiamo provare a copiarli? Ma è difficile, perché da noi c'è un altro sistema, però qualcosa, mi ricordo io, quando Gianmarco Pozzecco ha deciso di smettere, è successo una cosa simile,
che lui, avendo dichiarato appunto che sarebbe stata la sua ultima stagione, mi ricordo, anche avendo giocato a Cantù dopo, tutti hanno mostrato un grande rispetto. Anche i canturini che lo detestavano. Assolutamente, da c'è stato anzi un'accoglienza. Sì, ma c'è stata un'accoglienza clamorosa lì a Cantù, per dire, no? Forse perché Gianmarco è stato uno dei pochi, forse esatto, l'unico italiano, che poteva così anche al di fuori della pallacanestro dire qualcosa, essere considerato un protagonista. Sì. Infatti è stato l'unico giocatore di pallacanestro che ha anche affrontato esperienze televisive diverse dal non mondo. Con grandi fortune, però non mi aspettavo, fortune, aspettavo però che sfondasse di personaggio, più. No? È personaggio. Sì, noi cioè, tutto il sistema non è pronto per una cosa del genere, cioè, non abbiamo la mentalità. Però apriamo una parentesi calcistica, non ti vuoi... Totti ad esempio, no? In questo momento dovrebbe essere... No, lo so, ma però facciamo un paragone. Secondo me, almeno nel basket, dopo nel calcio non lo so, perché purtroppo non lo seguo, e neanche il pubblico è pronto a una... diciamo, all'evento partita tipo stile NBA. Sì, è vero. Perché io mi ricordo... Mi è successo di vedere anche qui a Udine, ma non solo, quando si è provato a fare le ballerine tra un tempo e l'altro, qualcosa di programmato in tribuna, del tifoso programmato, non attecchisce qui, secondo me in Italia. Poi no, forse adesso i tempi sono cambiati, stiamo adesso parlando un di po' 10, meglio, 15 anni fa. Forse però, lo fa l'Eurolega, ci prova. Anche perché, insomma, diciamo la verità, certi eventi paralleli o li confezioni bene a quel livello lì, oppure sono diventano un po' beceri, diventano un po' insomma, una cosa, no? Alberto, una domanda per te, che io sono curiosità l'altro giorno, mentre guardavo questo spettacolo incredibile di questo ragazzo portato in trionfo come un dio, mi chiedevo dove fosse il vecchio Joe. Non l'ho visto mai. Cioè, c'era tutta la famiglia, gli sponsor. Me lo sono chiesto anch'io. E mi dico, tu da padre, no? Cioè, io non so che tu sai qualcosa di questo di Joe. Non, che ruolo ha avuto nella carriera incredibile di questo fantastico fuoriclasse? Oltretutto, un fuoriclasse anche il papà, attenzione. Un giocatore, un funambolo. Una roba eccezionale, un di 2,6 m, però. Che giocava tutti non i ruoli. Di 1,98. Faceva quello che voleva e faceva spettacolo anche lui. Anch'io mi sono fatto questa domanda proprio durante la telecronaca, ad un certo punto proprio Flavio Tranquillo diceva che il peccato è questo distacco da papà e mamma che addirittura non erano neanche presenti quella infatti, sera. Quindi c'è un distacco, c'è stato. Sono rimasto molto sorpreso perché io non potrei stare distante neanche nella peggior litigata da mio figlio a vedere magari lui in campo che fa qualcosa. Non c'è il rischio che magari c'è troppo business in queste famiglie? Ma guarda, io non so quali sono state le ragioni tu che fai anche di da questo papà, distacco. Procuratore, usa una parola grossa, cioè aiuti tuo figlio a indirizzare una carriera che ci auguriamo sì, luminosa. Gli non sto molto vicino, sotto non c'è questo rischio aspetto, magari di interferenze, poi arriva un momento in cui il giovanotto dice ok papà, basta. Sì, c'è questo rischio, però io credo di essere anche molto così. Non sono il papà che ho fatto 20 anni di Serie A, ho fatto 30 e passa campionati ufficiali. No, credo di avere il giusto equilibrio per stargli vicino nel modo giusto. Sono molto meravigliato di questa cosa di suo papà, di Bryant. Però è chiaramente stiamo parlando di due cose completamente diverse, lì un mondo assolutamente, cioè Kobe Bryant ha creato un merchandising intorno al suo nome, al suo personaggio assolutamente fuori da ogni logica, però ripeto sono molto dispiaciuto di questa cosa. Ma infatti io avevo questo dubbio, allora tu hai nominato Flavio Tranquillo, facciamo così, prima di andare in pubblicità, e poi magari la regia mi aiuta, sentiamo cosa ha detto Flavio che ha avuto l'onere e l'onore di fare la telecronaca, l'ultima telecronaca insieme a Pessina, che voi conoscete bene, di questa grande carriera di questo leggendario giocatore che ha vinto, ricordiamo, 2 medaglie d'oro alle Olimpiadi e, non può, e 5 anelli NBA oltre a un sacco di altre cose. Allora sentiamo Flavio. Io ho visto e mi sono veramente rimasto incredibilmente stupito del grandissimo lavoro che avete fatto per l'ultima serata nella partita contro Utah. Intanto, da giornalista e da uomo di sport, che sensazioni ha provato nel vedere Kobe Bryant all'ultima partita l'altra sera? Beh, l'idea che fosse giusto fare qualcosa di speciale per un giocatore che è stato speciale, che è stato spesso un po' al di sopra delle righe in tutti i sensi, e direi che anche l'addio dai 50 tiri ai 60 punti, al tipo di attenzione che c'era per una partita di regular season tra due squadre fuori dai playoff, era sopra le righe, quindi in tono col personaggio. Abbiamo visto poco merchandising, tra virgolette, nella serata, è stata veramente una cosa clamorosa a livello di immagine soprattutto.
Sono ironico, sì, chiaramente. Sarebbe assolutamente fuori luogo non considerare il ruolo che il marketing, il merchandising e tutto quello che di commerciale c'è attorno allo sport ha giocato in quella partita. Penso che sia una cosa assolutamente positiva perché permette all'NBA di offrire spettacoli del genere. Senza i soldi temo che si cantino poche messe. Quanto è importante, quanto vi ha aiutato nel vostro lavoro il fatto che Kobe possa essere considerato quasi uno di noi, come lo avete dipinto anche a Sky Sport? Radici in Italia, o meglio, un passato in Italia, parla la nostra lingua, questo ce lo fa sentire uno di noi. A voi quanto questo è servito? Beh, sicuramente lo avvicina molto, oltretutto questi anni italiani hanno avuto una grossa importanza nella sua formazione cestistica, ma non solo cestistica, quindi sono anni significativi che vengono spesso ricordati e quindi un minimo di orgoglio e curiosità in più la destano. Flavio Tranquillo, io ho seguito l'ultima partita di Michael Jordan con la sua telecronaca, l'ho sentito l'ultima prima del secondo rientro chiaramente, adesso abbiamo visto Kobe Bryant, sono in assoluto i due più grandi dell'era moderna della pallacanestro oppure c'è qualcun altro che può anche avvicinarsi a loro? Beh, ci sono tanti giocatori che sono avvicinabili, ce ne sono stati prima, ce ne sono in questo momento che ancora non hanno alcuna intenzione di ritirarsi a tempi brevi o brevissimi, da LeBron James a Curry a Durant, ce ne saranno ancora molti che verranno. Più che mai è un momento storico in cui il paragone tra le ere diverse per stabilire chi è più forte o chi è meno forte è totalmente fuori luogo. Questo è un momento, secondo me, bellissimo dell'NBA, ma più che mai in divenire. Tra 5 anni parleremo sicuramente di cose diverse, di giocatori diversi rispetto a quelli di oggi. Un concetto che avete espresso meravigliosamente bene, secondo me, è il rispetto che tutti, avversari, compagni di squadra, amici, nemici, hanno nei confronti di Kobe Bryant. È un concetto che probabilmente in pochi possono godere, questo rispetto in pochi possono goderne nello sport di altissimo livello, soprattutto anche nell'NBA, che è una lega un po' particolare, vero? Sì, direi che è abbastanza raro vedere un giocatore che non fa nulla per essere politicamente corretto, non ha mai fatto nulla per essere politicamente corretto, non ha mai fatto campagne elettorali, né nel senso positivo né nel senso negativo del termine, come Kobe Bryant, avere comunque questo genuino rispetto dovuto alla quantità di energie e risorse che ha messo sul campo. Questo glielo devono riconoscere tutti, quelli che siano in buona fede, direi glielo riconoscono tutti. E ultima domanda, quando abbiamo sentito Mamba's Out, la sensazione di Fabio Tranquillo qual è stata? La fine di un'era o che cosa? No, non direi la fine di un'era assolutamente. L'ultima azione, se non cambia idea, di un grande giocatore, ma io non esagererei con i sentimenti. Sicuramente è un momento di sentimenti, è un momento di emozioni, però onestamente credo che Brian sarebbe il primo a spiegarvi che i giocatori passano e le leghe restano, per usare un'espressione di cui spesso si abusa. Le leggende si possono anche ritirare, ma non muoiono mai nel nostro immaginario. Certo, c'è LeBron, c'è Durant, ci sono gli altri. Ma i miti non tramontano soltanto perché non si allacciano più le scarpe 82 volte all'anno per scendere sui parquet e dare un saggio della loro abilità, unica e rara. Basta il nome, come per Ali, Diego, Magic, Larry, Mike, Kobe. Bryant non serve. Se non avete mai visto una partita di basket in vita vostra, se non avete idea di chi sia il numero 24 giallo-viola, a parte il doveroso che cosa vi siete persi, immaginatevi Beethoven che compone la Sinfonia numero 9, Shakespeare che inchiostra Romeo e Giulietta, Leonardo che dipinge la Gioconda e accostategli Kobe, che segna 81 punti in una partita, che ne fa 60 col fiatone a 37 anni e 8 mesi nella serata d'addio. Master of his domain, dicono oltreoceano. Padrone del suo campo. Quando rompi Twitter, come ha fatto lui durante l'addio di mercoledì notte, l'account dei Lakers è andato in tilt per oltre 20 minuti, sei padrone del mondo seppure per una notte. Certo,
del suo mondo, del nostro mondo. Nelle parole del leggendario Bob Ryan, giornalista del Boston Globe, proviamo tristezza per chi non ha spazio nella sua vita per lo sport, perché non proverà mai emozioni che niente altro ti può far provare. Le stesse che ha regalato Kobe a chi lo ama, ma anche a chi lo detesta, oltre ogni confine. Una sola parola, Kobe. Anzi, due. Grazie, Kobe. Eccoci qua di nuovo, amici, con tre grandi campioni, tre grandi bandiere. Alberto Tornut, Mickey Mian è l'uomo alla leggenda, un mito, una leggenda, donne e bambine con noi, Lorenzo Bettarini. Lorenzo, col senno di poi tu rifaresti tutto quello che hai fatto nella tua carriera? Soprattutto, col senno di poi, ti ricordi il momento in cui hai appeso le fatidiche scarpe? Un anno troppo tardi. Ah sì? Sì, assolutamente. L'ultimo anno dopo ti trascinavi un po'? Io, insomma, non... Poi, quando uno è abituato a avere minutaggio, sai, è difficile giocare, soprattutto con gli anni che passano, entrare, rendere subito, poi magari giocare 5 minuti. Io fino all'anno prima giocavo 38, 37. Quindi rompevi le scatole al tuo compagno di reparto? No, ma insomma è così. E dopo, l'anno, dopo l'operazione al ginocchio, che è stato l'anno, l'ultimo anno che ho giocato, giustamente, insomma, venivano fatte altre scelte, e quindi un anno troppo tardi ho smesso. Poi dopo ho giochicchiato a livello con minori. Con me in Serie C, vabbè, sì, abbiamo giocato assieme divertiti. Con la CBU, io venivo a fare solo le partite, ma era divertimento puro. Divertimento poi ho giocato qualche anno WISP, poi ho giocato i campionati over 35. Insomma, adesso che fai 40 potresti fare gli over 40? Sì, adesso faccio 60. Ma non diciamolo, non diciamo neanche che oggi che andiamo in onda è il compleanno di... Alberto Tornut, a cui facciamo quindi in diretta gli auguri. Grande comunque il pezzo di Oriani, devo dire super. Miki, tu invece ti sei ritagliato una carriera ad hoc, cioè se devo farti un complimento, tu hai saputo quando era il momento di spingere, saputo quando era il momento di raccogliere, saputo quando era il momento di metterti a disposizione del gruppo e ti sei sempre fatto trovare pronto. Forse questo ha fatto la differenza? Questo era quello che il grande dubbio per smettere per me, perché nel senso lì a Cantù io ho fatto 2 anni da gregario, tra virgolette, ma gregario molto molto apprezzato, sentivo la fiducia dell'allenatore e di tutto il pubblico, perché mi è capitato di giocare anche a Sassari gli ultimi 20 secondi della partita, cioè io ho fatto enne praticamente quella partita lì, l'allenatore mi ha chiamato per l'ultima difesa. E tu sei entrato in campo? Io, cioè, a 38 anni, 37, quasi 38, con quella carriera che hai avuto. Con quella carriera io sono entrato in campo, l'allenatore mi ha chiesto di entrare, non so quale film avesse visto Trinchieri, perché evidentemente... Era Trinca il tuo allenatore. Sì, è un genio sotto molti... Sta facendo benissimo in Germania, diciamo. Esatto, lui mi fa, guarda, tu entra in campo, prendi Sacchetti, che vedrai che alla fine vai a marcare Dinner, il playmaker. No? Sul cambio difensivo. Sul cambio difensivo, vedrai che vai a finire lì. Non farlo tirare da 3, buttalo dentro. L'azione è stata cambi, blocchi, controblocchi, cambio. Io finisco su Dinner, mancano 7 secondi alla fine, gli sto addosso perché eravamo sopra di 2, non lo faccio tirare da 3 punti, penetra, lo costringo a un passaggio lob nell'altro angolo, tirano, sbagliano, prendo rimbalzo e divento l'eroe della partita in 20 secondi. No, ma questo è un messaggio, però, no, questo è un messaggio importante per i giocatori, giovani e sì, non giovani. Basta un'azione per cambiare una carriera. Sì, però Trinchieri sicuramente sapeva che a lui poteva affidare questo compito speciale. No, non mi interessa dal punto di vista tecnico, poteva chiedergli di giocare gli ultimi 20 secondi, perché era lui, perché un altro aveva avuto la spocchia magari di dire ma mi fai giocare 20 secondi, sono freddo, così. Messaggio importante. Ecco, Mickey Mian sapeva che poteva chiedere a uno come lui. A me piaceva perché avevo trovato una serenità negli ultimi anni pazzesca. Io giocavo di una tranquillità infinita. Avevo una sicurezza, una padronanza, una conoscenza del gioco. Certo. E quando entravo... Forse questa cosa mi aiutava, facevo spesso la cosa giusta. Non avevi ansia di prestazione? No, assolutamente. E mi capitava spesso di giocare, c'è stato un periodo, il primo anno, che giocavo gli ultimi 8 minuti della partita. Cioè, ma sistematicamente, sono state 3 partite. Era scientifico. L'ultima tre... si decideva la partita. No? Per me era un grande onore. Per me. Ma non è da tutti capirlo però. Tonno, da chi hai preso il testimone tu
Esiste qualcuno a cui l'hai passato? Eri molto geloso della tua... Prima Michi ha detto una cosa importante, conosceva il gioco, della tua conoscenza del gioco. Allora, per chi non ti avesse mai visto giocare, giovanotti, tipo mio figlio, io dico che tu sei stato forse uno dei più grandi ali grandi, un predecessore, un predestinato, un precursore. Bravo, bravo professore, lei mi aiuta sempre. Un precursore, un numero 4 atipico, atipico. Numero, ecco, che tirava da tre punti benissimo. Esatto. Poi aveva un difetto, che eri troppo bello, e quindi piacevi tanto. Voglio dire, quello, no? Quello non... Quindi hai rappresentato forse tu... Stiamo parlando di basket, questo non c'è. No, però tu eri il classico giocatore bello, in campo molto elegante. Ecco, questo sì. Invece facevi due bruttoni. Quindi magari se tu fossi nato 20 anni dopo, magari diventavi una stella anche mediatica, non lo so. Non so se ti sei mai posto... Ma mi sono posto il problema forse che... Forse sarebbe sull'isola dei famosi. Ecco, questo no, no. Di sicuro se cominciavo dopo qualche soldino in più, perché Lorenzo sa di questo... Ecco, qualche soldino in più magari riuscivo a mettere a parte per la carriera che dopo è stata la mia, una carriera medio buona. No, ecco, buona, buonissima. Io sono classe 62... E diciamo che invidio in diverse situazioni, per esempio i vari De Paul e Pozzecco, per non far nomi, che sono 72 e che hanno anche quantificato, guadagnato un pochino pure, più, no? Di te. Sì, sì, ma tu eri geloso della tua conoscenza del gioco o l'hai trapassata a qualcuno? E qualcuno te l'aveva passata a te? Mi hai fatto una bella domanda prima, perché io, cominciando come tutti i giovani a 17 anni in Serie A, dopo ho avuto un grande maestro che è stato Gianni Bertolotti a Trieste. Veniva dagli mitici anni della Sinudine, della Granarolo, di Bologna. Lui era un 3-4, vinto... tu un 4-3. No, lui era un 3 puro, anche sì. Quasi 2. Io ero un 3, un'ala. Che man mano che andava avanti la carriera è diventato un 3,5 per finire 4 alla grande, insomma. Ecco. Ma un po' è normale perché la fisionomia... Dalla piccola alla grande, ma insomma è quello. Io sono stato storicamente un'ala piccola. Ecco, cioè si possono nominare i vari Morandotti, Vescovi, Dell'Agnello, le ali piccole di allora. Ecco, noi ci scontravamo regolarmente ogni domenica in campo. Molto spesso, Vittor... Attenzione, un ruolo molto difficile in Italia. Anche perché dovevi marcare molto spesso un americano, no? Sì, esatto, e questo stavo dicendo, cioè un ruolo che... per quel che riguarda gli italiani sta scomparendo, perché dopo è arrivato Pittis, ma dopo c'è stato un altro momento di vuoto, tant'è vero che se voi andate a vedere i roster delle squadre di adesso in Serie A, sono... il ruolo della piccola è coperto quasi tutti da americani. Americani, è vero. Da americani. E chi ce l'ha più buono, nel 90% dei casi quel ruolo lì cambia completamente la faccia di un quintetto o di una squadra, perché è un ruolo molto particolare. I playmaker le guardi, le trovi facilmente, li trovi tanti, chi hanno più punti, però meno punti, la cara vecchia aletta che tira, tu dici, no? Sì. L'aletta che tira giù i rimbalzi, non lo trovi facilmente. Cioè, perché lui interpretava il ruolo, era un 3-4 razionale, e questi americani che arrivano sono dei creativi. Ma tu cos'eri invece, un 1-2 razionale? Razionale, sì. Un creativi devi avere tanta gamba. Apro in questo caso un'altra parentesi. Questo signore qua, che adesso vedete col cappello un po' così... aveva un tiro impressionante, uno meglio dell'altro. Io se dovessi fare la classifica fra voi tre ragazzi, forse direi... A livello di percentuali... No, allora, direi a livello di bellezza stilistica direi Tonno. Sì. A livello di... un piccolo episodio? Tre tiri diversi, ma tutti e tre non brutti. Non eri bellissimo da vedere, però tu facevi sempre canestro. Tu, Michi, posso citare un piccolo episodio? Sì. Quando eravamo alla Snydro, andavamo a fare il giro delle scuole. La mattina, no? Cioè, venivi anche tu ogni tanto, Lorenzo, andiamo a trovare le scolaresche. Lo vedo sempre. Lo so, gli facciamo fare il tiro del libro bendato a Michele Mian. Io lo racconto sempre anche ai miei bimbi. Con la benda negli occhi faceva 10 su 10 tiri liberi senza toccare il ferro. Forza, perché lui aveva fissato la meccanica. Quindi forse Michi come meccanica di tiro era... Perché io non sono stato un ti giocatore... Ti ricordi Michi questa cosa? Sì, no, me lo ricordo. Ma non sono mai stato un giocatore di talento, io sono stato un giocatore costruito. Costruito molto bene. Da chi? Sì. Da chi? Io ho avuto, cioè a livello tecnico Frates mi ha fatto fare il salto di qualità e poi è stata una costruzione personale. Cioè hai lavorato molto di tu? Perché gli anni che abbiamo lavorato assieme in Snyder, che io facevo vice allenatore, lui... Cioè hai provato a rovinarlo insomma? No, io so come lui si allenava, soprattutto negli allenamenti alla mattina. Come uscita blocchi, letture, ricciolo, fade away, tutte le... Fedeway non è un giocatore dell'NBA, ma è un movimento. Allontanamento sul blocco per ricevere tiro. Allora, torniamo, io parlerei con voi di basket per 10 giorni. Torniamo però, stiamo comunque approfondendo l'argomento che ho delegato a Kobe e dintorni. Torniamo a parlare di Kobe con Tony Simeoli, capo dello sport del Messaggero Veneto, che ci dice la sua, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto commerciale dell'evento. Tony. Ma la sensazione di
un benessere per, da appassionato di sport vero, cosa che sono gli americani. L'addio di Kobe Bryant è stato un lungo addio. La festa che c'è stata l'altra sera mi ha stupito, ma non più di tanto, perché il ragazzo, molto intelligente, ha dato l'addio all'inizio di ottobre, quando ha capito che sostanzialmente il suo tempo era finito. Non ha fatto in modo che gli altri glielo facessero capire, l'ha fatto capire lui agli altri, fino all'ultimo. È stato osannato così da tutti, in un anno non memorabile per lui, con cifre che non sono da Kobe Bryant, ma poi ha tirato fuori il coniglio dal cilindro con una prestazione da 60 punti, d'accordo non erano i playoff, probabilmente il contesto gliel'ha consentito di fare, ma ha chiuso in bellezza. Ripeto, come accade, come sta accadendo a un grande fuoriclasse con la maglia giallorossa a Roma, non è la società che gli ha detto Kobe smetti, è lui che ha detto signori smetto, anzi la società si è quasi rovinata per i 5 anni a venire e i 5 anni precedenti, facendogli firmare per riconoscenza un contratto multimilionario non degno del Bryant di adesso, che ha di fatto ingabbiato il tetto salariale e fatto passare i Lakers degli anni non facili. Ecco, l'intelligenza del personaggio e dello sport in generale americano ci deve far riflettere. Chiudo con una breve considerazione. Sento dire, ormai una volta avevamo, parlando un po' di calcio, avevamo il campionato più bello del mondo. Adesso i campionati più belli del mondo li hanno gli altri. Quando ce l'avevamo noi e magari gli stadi erano pieni, abbiamo fatto in modo che i giocatori se ne andassero con calciopoli, violenza negli stadi, eccetera, eccetera. E adesso non ci possiamo lamentare. Eccoci, eccoci qua. La tua della parte Serie A, dicevi? No, dicelo anche a noi, non solo a Michi. No, perché la domanda di Michele prima è stato come è stato il tuo distacco. Ecco, bravo, anche per te. È curioso perché per me è stato in due volte. Nel senso che io a 37 anni ho fatto la mia ultima partita in Serie A, proprio con Gorizia, vincendo una partita persa e straperso contro Treviso. E io non sapevo che quella fosse la mia ultima partita. Ah, non l'avevi deciso precedentemente? Assolutamente no, perché cosa è successo? Che d'estate sono stati ceduti i diritti a Pesaro. E quindi io, in teoria, e poi stavo anche discretamente ancora in condizione, cioè anch'io avrei fatto ancora qualche anno di Serie A, sono stati venduti i diritti di Gorizia a Pesaro e quindi mi sono ritrovato al commercialista famoso di Gorizia, no? Sì, di cui non nominiamo né nome né cognome, ma sono Gorizia che sarebbero con noi. Se non che d'estate mi sono ritrovato per le vie di Gorizia a sfilare in corteo insieme ai tifosi, ovviamente non molto felici no, per quello che stava succedendo. E quindi questa è stata la mia fine carriera di Serie A. E poi ho voluto continuare, ho fatto altri 11 anni di categorie minori, per un totale di 31 campionati ufficiali e ho finito fino a Monfalcone. Ho fatto 31 campionati ufficiali tra A, B e C. Beh, e quindi tu puoi entrare anche e l'ultima partita, il ritiro vero e proprio è stato con Monfalcone in Serie B. Quindi... Ma avete fatto, domanda per te, una gara d'addio ufficiale, Lore? Tu l'hai fatto? No. Anche ti perché... sarebbe piaciuto farlo o anche no? No, diciamo che c'è stata una manifestazione organizzata da Enzo Cainero che ha premiato alcuni sportivi friulani al Carnera con Bruno Pizzul e quella è stato diciamo l'ultimo momento diciamo della mia carriera a livello di Serie A. Michi? Poi ti ho detto no, sì, certo. Ci avevo pensato. Ci avevi pensato? Cosa... Qualche vecchio amico magari no, da donare. No, ma cosa ad Aquileia con gli amici, così. E alla fine... È passato un po' di tempo, invece adesso ho ripreso a giocare così con gli amatori. Abbiamo fatto una cosa molto bella, Marco Solfrini. Quando, altra aletta stile sì, tonno, sì, magari. Esatto. Marco, sì. Più interno. Più lui filiforme. No, non grosso, ma braccia lunghissime. Sì, era più, però più da interno, più vicino a canestro. Non aveva un gran tiro da fuori. No. Di schiacciare anche con queste braccia lunghissime. Dicevo che ha organizzato diciamo una manifestazione d'addio con una partita simpaticissima con giocatori con cui lui aveva giocato, sono stati invitati io e Achille Milani. Sì, Achille Milani e abbiamo fatto questa partita a Brescia, mi sembra di ricordare. E con cena finale, con saluti. Solfrini nasce, ricordiamo, no? Era sì. Pintino o Sidneo? Pintino col professor Sales, Barone, sì, sì, ecco. E tutt'onno che Trieste, magari, ecco Udine e Gorizia, forse più Udine, una città magari più freddina. Michi a Gorizia poi è andato via da ragazzo, quindi magari era difficile ipotizzare per te, Michi, magari una partita da Dio, forse no.
Tu invece, insomma, che sei triestino dentro. No, non Trieste mi sembra una città più calda, magari più adatta. Però, a parte quello che ti ho detto all'inizio, il fatto di avere questo rapporto di odio-amore così con la mia città, tanti tifosi che mi vogliono bene, così anche tanti che hanno vissuto con me le esperienze non bellissime, delle non vittorie, delle due retrocessioni, ecco, del periodo Illy, Genertele, eccetera. Però ecco, c'è stata un così, sul finire di l'ultimo anno a Monfalcone, quando sapevo che era l'ultima partita in casa, noi avevamo fatto un buon campionato, quella sapevo che era la mia ultima partita, c'è stata una festa, anche un post dopo, ovviamente a base culinaria. Però diciamo, non abbiamo fatto nessuna festa ufficiale per così, celebrare questa fine carriera, ecco, ma forse non era neanche il caso. Sarebbe bello fare un bel uno contro uno con tuo figlio. Allora, vediamo l'ultimo contributo esterno, prestigioso, poi torniamo in studio, rush finale con le nostre tre bandiere, rimanete assolutamente con noi. Davide Londero, ex Reggio Emilia, quindi immagino che il nome Brian, il cognome Brian non ti lasci certamente indifferente. Adesso si ritira Kobe, tu hai conosciuto benissimo papà Jelly Bean, ma hai visto anche Kobe. Cosa ti ricordi di quei periodi a Reggio Emilia? Ma dunque, innanzitutto, sì, è vero, mi ricordo molto bene. Allora, il padre era fortissimo, ci tengo a sottolinearlo, quindi da uno così poteva, era facile che venisse fuori un campione. Di Kobe mi ricordo, era piccolino, avrà avuto 8-10 anni. So che giocava nelle giovanili e mi sembra che giocasse con una squadra di un anno superiore al suo, e da quello che mi ricordo era molto forte anche a quel livello lì, ecco. Chiaramente nessuno poteva immaginare che sarebbe arrivato dove è arrivato. Comunque sì, mi ricordo, e questo è un curioso aneddoto, no? Perché lui ovviamente, quando veniva a vedere gli allenamenti del padre, noi giovani ci fermavamo a fine allenamento a provare varie schiacciate. Lui, so che guardava interessato questo, ha fatto sorgere una questione che ho insegnato a schiacciare a Kobe Bryant, che ovviamente non è assolutamente vero, però mi ricordo quando si fermava alla fine a vedere noi giovani che provavamo a schiacciare, ecco. Visto che lui ha vinto anche la gara delle schiacciate, ti sei ricordato quella volta, magari hai visto qualche tua schiacciata riprodotta da Kobe nella gara delle schiacciate allo Star Game? Mai. Allora, ovviamente no. No, io, boh, per carità, schiacciavo bene. No, non a quel livello, ovviamente. Dubito, probabilmente il padre sì, si ricorda di me, anche perché era uno che ci teneva molto ai giovani, li prendeva sotto la sua ala protettrice, ci insegnava parecchio. Kobe penso che sia impossibile che si ricordi. E Davide, solo tu però puoi dirci quanto bella era mamma Brian Pamela. Non so a che ora va in onda la trasmissione. Molto molto bella, sì. Eccoci di nuovo qua, amici. Lore, l'unico calciatore che mi fa pensare un po' alla festa dell'altro giorno di Kobe Bryant, che ripeto, poi magari qualcuno ci ha ricamato sopra, ma rimane uno spot clamoroso per la pallacanestro, che in America è di gran lunga la prima disciplina, non solo sportiva, ma proprio di merchandising marketing. Poi c'è magari il football non americano. Non male, finisci. Ma il baseball, il football americano, e poi c'è magari il soccer, no? Quindi chiaramente in Europa la gerarchia è completamente diversa. Dimmi. Dicevo, non male, non abbiamo parlato neanche quella, lo spot pubblicitario della Nike. Sì, no, un po', cioè, sarebbe... Bravi, perché solo con un personaggio come Kobe puoi accettare una sfida del genere, faccia a faccia, in video, mi odi o mi ami. Però, voglio dire, Lore, qui in Italia, parliamo di casa nostra, ecco, vabbè, di premessa, la pallacanestro in America è la pallacanestro, c'è cioè il primo sport, Barack Obama gioca a basket in giardino, no? Ok, quindi questa è premessa doverosa. In Italia Del Piero forse è stato l'unico a avere una standing ovation all'altezza, no? Con la gente che piangeva nel Juventus Stadium. Maldini l'hanno preso a pomodori, per me Maldini forse è la più grande bandiera del calcio italiano. No? E chissà perché, cosa c'è dietro. Del Piero è una figura... questione di cultura, come diceva prima Michi, secondo te? Perché Del Piero quella volta ci aveva commosso un po' tutti, no? Sì, ma Del Piero è uscito in punta di piedi, non ha fatto mai polemiche, non si è fatto tirare dentro in situazioni come Francesco Totti. Perlomeno apparentemente. Apparentemente, beh, ha salvato le apparenze, ha saputo gestire la sua uscita in maniera da signore, brillante, e questo è stato apprezzato. Maldini anch'io non me lo sono
perché anche lui mi sembrava uno bandiera, di misura, no? Cioè un ragazzo... Ma c'è stata una festa a San Siro, sì, per Maldini. Sì, solo che però quella di Del Piero, come state dicendo voi, è stata, sembrava proprio hollywoodiana anche quella, ecco, lì. Perché, vero. Perché poi lui ha segnato anche, sì, l'ultima, sì, partita, bravo, no? Che ha giocato. Guarda, posso aggiungere una piccolissima, sì, certo, cosa? Voi adesso la serata avete nominato in questo momento i due giocatori tra calcio e basket con i quali, se mi chiedi un nome così secco col quale far passare una serata, andare a cena, sono Del Piero e Kobe Bryant. Io mi sono emozionato a vedere l'altra sera Kobe Bryant, così come mi sono emozionato quel giorno che Del Piero ha dato l'addio al calcio. Sono juventino, sono bianconero, sono qui in un mondo bianconero, ma il personaggio Del Piero va oltre al fatto di essere juventino. Secondo me è stato un esempio di sportivo nel vero senso della parola, per come ha saputo condurre la sua carriera sotto tutti i punti di vista. Io l'ho invidiato, lo ammiro, sono un suo anche tifoso, adesso, no, ancora adesso sta girando il mondo, si sta costruendo, sono un contento post che Sky abbia fatto in modo che Del Piero resti visibile e che abbia la possibilità di raccontare episodi, storie, aneddoti e cose, perché lui rappresenta veramente anche sotto l'aspetto caratteriale e di comportamento, di esempio, una cosa che va, guarda, dimmi un nome, io ti dico Alessandro Del Piero, andiamo a cena stasera. Ti piace l'NBA, Michi? La guardi? Adesso no, mi piace molto meno. Perché voglio dire, Kobe Bryant comunque rappresenta una NBA magari un po' passata di, sì, adesso c'è un po' gioco, un po' meno romantica, adesso siamo, Kobe era forse l'ultimo, no? Post Jordan. Ok, che alla il grande playmakerino di Golden State, immagino. Alla grande, cioè. Okay, ecco, forse lui è un nuovo rappresentante di questa generazione che non finisce mai. Il gioco di adesso dell'NBA non è che mi esalti. Non ti esalti. Cioè, a me è piaciuto sempre più il gioco corale, cioè dell'NBA, salvi veramente adesso Golden State, San Antonio. Perché ma, vedi i numeri. Ma poco. Beh, è molto meglio per me vedere basket universitario, ad esempio. Sì, sì. Cioè, vedi la costruzione di un gioco, insomma. NBA ci sono dei grandi isolamenti uno contro uno, dei grandi pick and roll per prendere vantaggio e grandi atletismi e questo. Insomma, sì, non è uno non sport è che puoi dire tutti, aspetta che mi prendo lo spunto per un gioco, per un qualcosa. Ogni tanto vedo una rimessa dal fondo nuova, costruita bene, allora dico, ma insomma questa qua non l'avevo ancora vista. Però per il resto, o hai quei mezzi fisici lì, o se no è difficile riprodurre quella pallacanestro. Però Flavio Tranquillo diceva, insomma anche nelle sue telecronache, che Kobe è stato un personaggio un pochino, come dicevi tu prima per quanto riguarda la tua persona, Alberto, amato e odiato, non ha fatto mai, tipo Michael Jordan eravamo tutti compatti nel dire che era il numero uno, cioè un giocatore. Kobe piaceva o non piaceva, questo dualismo all'inizio carriera con Shaq, i primi titoli vinti NBA. Tu, tecnicamente, che idea ti sei fatto di questo giocatore, soprattutto tu che eri un mastino in difesa, come l'avresti affrontato difensivamente parlando? No, scusa, scusa, mi sembra corretto. Non penso neanche cioè, di vederlo fisicamente quando lui stava bene, era penso immarcabile. Cioè, non lo marcavano atleti anche incredibili. Movimenti in post basso, movimenti in fronte canestro. Sì, no? Cioè, rapidità. Sensazionale, salto, rapidità di piedi, cioè, ball handling. Sì, era penso, controllo del movimento Kobe e quello spada canestro in allontanamento col giro. Tu sei fondo, uno. No? Pro o contro, se dovessimo dividere i tifosi del basket NBA, pro o contro Kobe? Perché Flavio era un po' divisi così. Sì, guarda, è stato a momenti, nel senso, all'inizio non mi piaceva. Era un po' arrogante, sì, forse. Sì, sì. Ma un po' la sua forza. Poi, ma devi in qualche modo un carattere forte. Sì. L'ho apprezzato più la seconda parte della carriera. Ma questo non è da tutti. Con qualche però debolezza in più, no? Con qualche, sì, più umano, forse più Alberto, umano. No, più umano, forse hai detto più umano. Sì, però vedi, lui è amato, odiato, però ha dovuto arrivare a un compromesso perché per vincere i 5 anelli ha dovuto capire che non poteva essere lui e basta. Ha dovuto giocare con Shaq, aveva vicino dei grandi giocatori come Lamar Odom e altri. Però questo fatto di questa sua forte personalità e questo suo carattere molto particolare, era forse più lui l'allenatore che gli altri, infatti Phil Jackson riusciva a tenerlo. L'intelligenza appena, di Phil appena Jackson. Appena è finita Phil Jackson, no? Ha preso in mano lui la situazione.
Guarda, io credo che gli ultimi anni dei Lakers si commentano da soli, perché lui era molto, accentrava talmente tanto il gioco che i risultati ovviamente poi non sono venuti. Ed è forse stato per questo anche motivo che lui nel ritiro ha annunciato l'inizio dell'anno, e quindi l'ultimo anno dei Lakers è stato, dal sotto l'aspetto del merchandising, è salito, perché hanno fatto in modo che ogni ultima partita sua in determinate città fosse importante, perché i Lakers in questo momento sono alla svolta, sono alla fine di un ciclo totalmente. Adesso possono investire, no, nelle prime scelte. Finalmente avranno dei soldi nuovamente, perché lui monopolizzava anche quelli. Però devono andare a ricreare i risultati, ritornare ai risultati che il Lakers ha fatto sia nel passato che adesso, prima con Magic Johnson, eccetera, e poi adesso con lui. Credo ci voglia più di qualche annetto, qualche scelta indovinata e qualche giocatore franchigia, come è stato lui in questo ultimo periodo. Lorenzo, chi è il Kobe Bryant italiano? Danilo Gallinari può diventarlo, anche se ormai purtroppo anche la sua carriera ha perso qualche anno di troppo, no? Con gli infortuni che ne hanno... Di un clamoroso campione. Che però ha già 28 anni e non sta andando verso. Campo, e non solo sul campo. Ecco. Ma può essere lui, magari, ipotizziamo che ci porti, se poi faremo il preolimpico, perché qua adesso quelli... c'è un sacco di caos, poi magari ne parleremo in un'altra puntata. Gallinari può essere la nostra stella? Sicuramente può essere un riferimento, ma non solo tecnico, può essere un riferimento come leadership, anche morale del gruppo, no? Poi ci sono gli altri giocatori forti che abbiamo esportato, Bellinelli, ma dei tre Bagnani, sicuramente il numero uno in assoluto, il più completo, come dice Lorenzo, anche il più carismatico e anche fuori dal campo più in vista. Purtroppo Bargnani e Bellinelli sono... Allora, Bellinelli secondo me è uno specialista va individuato un po', sì, così, più perché Gallinari sa fare veramente tutto sì, mentre sì. Bellinelli, anche se negli ultimi appuntamenti con la nazionale mi ha sorpreso, ci ha fatto vedere qualcosa in più, mi è sempre piaciuto, sì, un po' meno. Bargnani si commenta da solo, perché non più tardi l'altra estate una cena con il presidente Petrucci non sapeva neanche lui come individuare, come analizzare il Bargnani vero e proprio, perché se parliamo di pallacanestro è un gran giocatore con anche grandi qualità, però quando vuole, e questo quando vuole frena, siamo alla frena fine. Tantissimo. Potenzialità potrebbe avere anche Alessandro Gentile. Ce lo auguriamo, ancora un po' da fare. Allora. Io sono pro Datome, per le mie caratteristiche. Ti assomiglia un po'? Per me, per la barba. No, siamo... Datome è un personaggio, sì, un personaggio di spessore. Esatto, molto, secondo me, uno che dentro quel gruppo, dentro la nazionale, può fare la differenza, non solo in campo, ma nell'equilibratore. Esatto. Allora, io vi prenoto per una prossima puntata in cui parleremo di nazionale, magari di preolimpico, dell'ipotesi Rio per noi, del movimento, magari io da qui a un po' di tempo, tenetevi occupati. Grazie Lorenzo Bettarini. Tenetevi liberi. No, occupati per me. Grazie Lorenzo, sei sempre il numero uno. Michi, complimenti in bocca al lupo per il tuo rincomincio di carriera. Non abbiamo parlato della sua grande attività che sta facendo qui, ragazzi. Scuola con i bimbi, ma la passione bisogna tramandarla, non bisogna tenerla nel cassetto. Alberto, sei sempre un mito, mi raccomando, in bocca al lupo per tuo figlio. E in bocca al lupo soprattutto per lui, soprattutto per lui, per i sacrifici che ha fatto e per quello che sta facendo per cercare di emergere, no? In questo mondo un po' difficile. No, io credo che lui se lo merita, ma perché ho seguito tutto quello che ha fatto. È un bravissimo giocatore. E la voglia che ha. È un bravissimo giocatore. Noi speriamo di avervi tramandato qualcosa. Amici, parlando di Kobe Bryant, abbiamo un po' spaziato, ma le bandiere, secondo noi, si ritirano. No, non è bello. Come si ritira la bandiera? Come si ammaina? Per noi le bandiere si ammainano così. Grazie e buona serata a tutti. Dolphins can swim.